Progetto già presentato che prende il via effettivamente poi dalle prossime ore, come si concretizzerà? Si concretizzerà che nella prossima settimana sarà installato il cantiere su Piazza Garibaldi che restringerà un po' le carreggiate a disposizione del traffico veicolare. Dall'altra parte si inizierà a scavare, quindi a rompere la parte circolare esterna alla Piazza Garibaldi per poi procedere all'impermeabilizzazione non solo di tutta la corona esterna ma anche dei sottopassi pedonali che lambiscono la Sala Ipogea. È un progetto di riqualificazione e anche di rigenerazione urbana, nello stesso tempo servirà ad evitare che questa sala, così tanto richiesta ed utilizzata, possa essere fruibile 365 giorni l'anno in qualsiasi condizione meteorologica. Questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissi, speriamo di arrivarci nel più breve tempo possibile. Lavori che fanno il paio con quelli in corso a Ponte San Gabriele, insomma i teramani dovranno avere un po' di pazienza. Sì, la problematica anche della difficoltà del transito su Ponte San Gabriele si vanno a sommare alle problematiche di Piazza Garibaldi, però mai nella storia forse teramana di un ente locale si era fatta un'attività proprio di concentrazione di questi lavori in un periodo di minor difficoltà, cioè quando i cittadini sono spostati al mare e quando il traffico extraurbano ovviamente si è ridotto al minimo. Nessuno mette in dubbio che la caratterizzazione storica della nostra città era proprio su quella fontana, su Piazza Garibaldi realizzata con quei fiori meravigliosi, con l'indicazione delle giornate, non solo delle giornate, dei mesi, dell'anno, con i fiori. Ovviamente tutti siamo d'accordo su questo, oggi ci troviamo che è stata realizzata questa sala ipogea che però ha delle problematiche di infiltrazione importanti e che queste problematiche di infiltrazione importanti vogliamo risolverle in modo tale poi da poter pensare successivamente con un ulteriore progetto anche ad un posizionamento di una fontana che già oggi con questo progetto un po' di acqua ce la metteremo, ma non sarà ovviamente la riproduzione di quella fantastica fontana che ci ha accompagnato nel corso della nostra vita. La parte principale andremo a consumarla da domani fino alla riapertura delle scuole. Chiaramente i lavori non si concluderanno in quella fase perché sono lavori da fare internamente, ma diciamo in quel tratto di tempo dovremo e cercheremo di realizzare tutti i lavori esternamente, in maniera tale di far tornare per quanto possibile la piazza nella piena fruibilità.